Siamo in diretta, ok. Buonasera a tutti, grazie Andrea di essere venuto qui, grazie a voi di esservi connessi. Questa sera parleremo di mitologia etruschi con Andrea Verdecchia, il quale è già noto, diciamo, nell'ambiente divulgativo perché aveva già pubblicato in passato questo bellissimo libro che era Miti Italici. Forse ricorderete che l'avevamo sponsorizzato, citato in vari testi perché è un testo veramente bello, utile e insomma, sebbene a livello divulgativo, però è completo. E si è buttato in questa nuova avventura con mitologia etrusca, che aspetta, che è controluce, non si vede. Sì. Ok, ce la possiamo fare, eccolo qui. E che è praticamente un approfondimento, no, da quanto ho visto leggendolo. Un completamento di quella che era già stata un'appendice in Miti Sì. Italici, giusto? Esatto, buonasera a tutti, eccomi qua. Infatti era l'ultima parte di Miti Italici, che l'avevo intitolata Una mitologia perduta. Una mitologia perduta, questo si ricollega al Eccolo qua. grande mistero degli Etruschi, no? Esatto, dici, esiste questo mistero degli Etruschi? Mistero degli Etruschi è il mistero di qualsiasi altro popolo antico, cioè che cosa ne sappiamo? Anzi, io direi nel caso degli Etruschi sappiamo molto di più che rispetto ad altri popoli che ci hanno lasciato molte meno fonti, perché noi degli Etruschi abbiamo, sebbene la letteratura sia quasi del tutto scomparsa, cioè ne abbiamo pochissima, quella originale, comunque reperti archeologici ne abbiamo tantissimi. Quindi il mistero, diciamo, che è una fantasia nata in ambiente romantico, penso, immagino, quindi già alla fine del Settecento, quando la gente dell'Europa, i dotti dell'Europa di quel periodo andavano a riscoprire le civiltà antiche, e tra queste non c'erano solo la Grecia e Roma, ma c'erano anche gli Etruschi che non ci hanno lasciato niente della loro letteratura. Quindi questo poteva sembrare che gettava una luce di mistero su questo popolo la cui lingua non si riusciva a comprendere, perché non è una lingua europea. Quindi, però diciamo che tutto questo mistero adesso sembra che sia abbastanza svelato, si può dire, un mistero Sì. svelato, Poi, in realtà non è un mistero. secondo me il carico da 11, come ti dicevo prima che andassimo in onda, ce l'ha messo anche, diciamo, la divulgazione storica, Sì, diciamo, di sì, sì. massa, quella televisiva o quella di molti social, dove appunto persone, diciamo, che erano rimaste a pubblicazioni un po' arretrate, hanno portato avanti quest'immagine, quando invece in realtà della lingua, sì, di alcuni termini ci manca un dizionario Sì. Ci dell'etrusco, manca un però dizionario perché c'è. come funziona la grammatica lo sappiamo, molti testi li possiamo tradurre, Sì. e poi anche come tu stesso scrivi nel tuo libro, è possibile estrapolare anche miti puramente etruschi anche semplicemente dall'iconografia. Dall'iconografia, certo, infatti ce ne abbiamo veramente tanta girò di iconografia, se noi pensiamo solo alle tombe, Sì. alle urne cinerarie e soprattutto agli specchi in cui vi sono queste immagini corredate di didascalia, quindi nomi che riusciamo a leggere, perché lo sappiamo, l'alfabeto etrusco deriva sempre da quello greco, che a sua volta deriva da quello fenicio, quindi diciamo è una variante dell'alfabeto eubonico, quindi è leggibilissimo, si scrive dall'altra parte, cioè da destra verso sinistra, però riusciamo a leggerlo benissimo. Adesso la lingua purtroppo non abbiamo modo di confrontarla con altre lingue, perché a parte il lemmio, quello della stele di lemmio, qualche iscrizione eretica, non abbiamo, diciamo, ecco, nel caso degli Etruschi, quello che ha generato il mistero è la mancanza di una continuità di tradizione letteraria. Quindi è tutto qui. Però, insomma, sì, mi sono sforzato molto di capire, cioè, perché parlo di mistero quando parliamo di tutti questi begli specchi. E sì, parlo di mistero perché devono essere interpretati, perché tante volte delle
Ecco, per esempio questi qua, che infatti ci ho messo anche le illustrazioni in questo testo, per fortuna, vi sono tutti questi personaggi, alcuni ascrivibili, cioè riconoscibili nella mitologia greca e latina, mentre invece ci sono altri personaggi che potremmo dire sì, sono misteriosi, ecco, in questo caso qui, però non è che nulla di sensazionale, ecco, diciamo, dobbiamo lavorare un po' di interpretazione. Chiaro, chiaro. E poi ci sono naturalmente le fonti più note, le fonti romane o greche che parlano di... ma facciamo un passo ancora indietro, perché ovviamente per parlare di divinità, per parlare di miti, dobbiamo parlare anche di divinità, e quindi volevo chiederti come veniva concepito il divino presso gli Etruschi. La concezione del divino degli Etruschi, andando a studiarli, mi sono reso conto che effettivamente è un po' diversa rispetto a quella dei Romani, degli altri italici, ma anche dei Greci, per avere i parallelismi più vicini. Allora, innanzitutto, a partire proprio dalle parole di Livio, no? Gente più di, tutte le altre dedita alle pratiche religiose. Quindi era noto che i Romani vedevano gli Etruschi come religiosissimi, li chiamavano proprio religiosissimi, e infatti sappiamo nelle fonti romane, che vediamo anche nella stessa mitologia romana, che vi sono sempre gli arruspici etruschi, o comunque gli indovini, tutti i veggenti a cui si affidano, i più grandi veggenti a cui si affidano i re o comunque i personaggi della mitologia romana, vengono dall'Etruria. Questo perché? Perché vi era proprio una tradizione sintetizzata in quella che veniva chiamata etrusca disciplina, quindi un corpus di scritti, di testi sacri. Ecco, è qui che abbiamo la grande differenza tra gli Etruschi e gli altri popoli. Gli Etruschi avevano dei testi sacri, ma nel senso proprio di come potremmo dire la Bibbia, ecco, cose del genere, quindi proprio un corpus di scritti che regolavano proprio la vita di queste persone, degli Etruschi, dei sacerdoti, magistrati, anche di tutte le persone. E il fatto che esisteva il mito, quello di Tages, che ci afferma proprio esplicitamente che la loro era una religione rivelata, rivelata da questo essere divino che emergeva dalla terra, da un solco della terra, e rivelava l'etrusca disciplina ai popoli di Etruria. E vi era, in una versione di questo mito, vi era un personaggio molto importante nella mitologia etrusca, un nome molto importante che magari viene dato anche a più personaggi, che è Tarconte, che trascrive questa, questa sorta di norme rituali in dei libri. Quindi è questa la cosa che salta all'occhio di tutti, perché noi sappiamo che greci e romani non avevano questi testi sacri ai quali mi riferissi. C'erano delle tavole, delle leggi, però corpus proprio di scritti interi che tenevano proprio per essere tramandata questa disciplina, non ce l'avevano. Quindi, e questa è la concezione particolare. Poi vi è anche un'altra cosa, la concezione dell'aldilà, che sembra molto, almeno per quello che ne sappiamo, molto più complessa rispetto a quella degli altri popoli, perché davano veramente gli Etruschi un'importanza fondamentale alla morte, sembra. Basta vedere le tombe. Cioè, sia in Grecia che a Roma non abbiamo tombe di questo genere. C'era un'importanza data alla morte e all'aldilà che è una cosa abbastanza singolare. Vi era anche la tecnica magica della rospicina che i romani hanno fatto loro. L'ordo de sexaginta ruspices, no? I romani avevano proprio istituzionalizzato questa tradizione di origine etrusca, perché la ritenevano ritenuto molto importante. Quindi, ecco, queste sono le cose principali. Ma lo stesso rito di fondazione della città, ne avevamo fatalità parlato due settimane fa. Sì, quando ci siamo visti. Esatto. E, no, anche qui sul canale YouTube.
appunto di quanto, di quanto Roma sia debitrice all'Etruria per quanto riguarda anche le pratiche rituali. Sì. Poi tu hai detto una cosa molto giusta, cioè gli Etruschi vantano una conoscenza religiosa che ha direttamente origine dagli dei. Mm-hmm. Invece quello che sembra, per quanto riguarda i Romani almeno, perché i Greci non saprei dire, sembra più che altro frutto dell'esperienza di quella società, no? Sì. Noi vediamo che la religione romana cambia nel tempo, per esempio l'introduzione del dies religiosus non avviene perché gli dei gli dicono di fare questa roba qui, ma perché i romani si accorgono che in quel che in certe date si deve introdurre un divieto e quindi ecco che viene creato il dies religiosus. Quindi sono proprio due approcci fortemente diversi. E ecco, tu hai citato l'aldilà e quindi io ti chiederei un po' com'era fatto questo aldilà degli Etruschi, no? Perché tutti immagino che conoscano, abbiamo sentito almeno una volta citare Vant e Carun, ma secondo me non hanno proprio un'idea precisa. Allora, l'aldilà, da quello che ne sappiamo, avevano una concezione molto complessa e poi dobbiamo anche valutare il fatto che la civiltà etrusca, almeno per i reperti che ne abbiamo, vanno dall'VIII secolo avanti Cristo al primo avanti Cristo, quindi diciamo che di tempo ne è passato, quindi ci sono state, diciamo, delle evoluzioni. Allora, la prima cosa che ci sembra evidente è che erano varie concezioni dell'aldilà, quindi talvolta poteva essere anche l'Italia, perché qui abbiamo un passo di pare Arnobio che citava per criticarlo, no? Sai che era un era cristiano, sì, di critica il contra naziones e adversus naziones, che riporta delle parti, penso mi pare Gianni Giglio Figulo, che parla di queste di animales, che non sono dei animali ma sono gli dei delle anime. Infatti qua dice, adesso ve lo leggo, quello dei libri acherontici, infatti i libri acherontici erano uno dei tanti libri che facevano parte dell'etrusca disciplina, dei testi sacri, anche se il nome è greco, perché magari quello originale etrusco non lo sapremo mai, questo forse dovrà ancora uscire, però diceva, l'Etruria nei suoi libri acherontici promette che col sangue di determinati animali offerti a determinate divinità le anime divengono divine, e sono sottratte alle leggi della mortalità. Quindi c'è questa concezione che per far diventare le anime immortali bisognava fare alcuni sacrifici, e quindi poi Servio, attingendo a Cornelio Labone, che era un autore latino che ha parlato di questa disciplina, della qualcosa, dice Labone, nei libri che sono detti De vis animalibus, nei quali ci sono alcune cose sacre per cui le anime umane si trasformano in dei che sono chiamati animales, perché sono fatti di anima. Questi sono gli dei penates e diales, perché ci collega la tradizione latina, per fare un esempio, ecco, un paragone. Certo. E quindi potrebbe essere, queste cose ci danno l'idea, queste fonti ci danno l'idea di un al di là che non era uguale per tutti, ecco. Mm-hmm. Abbiamo anche le tombe dell'aristocrazia etrusca, che se noi vediamo le tombe di età, dopo l'orientalizzazione, diciamo età arcaica, sì, perché qui stiamo parlando di VI secolo avanti Cristo, abbiamo queste liete scene di banchetti che sono veramente molto simili a quello che è descritto nel libro VI dell'Eneide alla fine. Uh-huh. Quando Enea va negli inferi e poi dopo arriva nei campi Elisi, incontra il padre, c'è una descrizione che è veramente toccante, che sembra descrivere queste pitture etrusche arcaiche, in cui vi sono liete scene di banchetti, giochi e diciamo comunque un'atmosfera molto, si può dire, rilassata, bella, comunque non cupa assolutamente. Uh-huh. Mentre invece andando avanti, cioè nelle tombe di quinto e ancora di più di IV secolo, compaiono questi mostri che prima non c'erano, Carun, Vant, anche Tutulca, cioè proprio, e soprattutto Aita e Persephone, quindi Ade e Persephone, venuti dalla Grecia, sovrapposti
probabilmente a una coppia sempre di dei, di divinità degli interi che avevano gli Etruschi, che potevano essere Calus e Tamr, oppure Mantus e Magna. Dipende, non lo sappiamo, è preciso. Forse potrebbero variare anche questi nomi in base al contesto, non solo cronologico, ma anche topografico. Però a parte questo, noi vediamo che proprio col proseguire dei tempi, con l'andare avanti, forse sotto l'influenza della pressione romana, quindi Roma che stava conquistando tutta l'Italia, quindi pure l'Etruria, abbiamo proprio questa visione degli imperi che è veramente cupa, che tra l'altro è una delle cose che ha gettato ancora di più alone di mistero sugli Etruschi, perché vedevamo questi mostri di auri proprio, cioè veramente ci abbiamo... ci sono proprio questi demoni, queste figure che sono effettivamente inquietanti. E di queste figure le due più importanti sono Charon, identificato col greco Caronte, che però di Caronte ha solo il nome. Infatti c'era Jean-René Jeannot, uno degli etruscologi francesi che ho consultato per scrivere questo testo, che credeva che Charon, senza N, Charu, una versione più antica del nome, fosse veramente un nome etrusco che nulla aveva a che fare con quello greco, che poi dopo, non lo sappiamo, no? I greci sono arrivati in Italia nel periodo della fondazione di Roma, i primi, quindi diciamo che c'è stata sempre una certa osmosi col mondo greco, tra l'Italia e la Grecia, quindi le influenze, soprattutto nel campo del mito, perché i greci già all'epoca avevano una mitologia formidabile, perché era veramente ricca con fronte alla nostra, quindi potrebbe no, sicuramente ha influenzato sia gli Etruschi che tutti gli altri italici, quindi anche con dei prestiti, però in questo caso, nel caso di Charon, sembra che ci sia solo il nome analogo a quello di Caronte, perché se noi pensiamo all'iconografia di Caronte, vediamo il vecchio tutto brutto, macilento, che traghetta le anime dall'altra parte del fiume Stige, mentre invece Charon etrusco non ha niente di tutto ciò, ha un'iconografia del tutto diversa, e la cosa più importante, a parte che è grosso, muscoloso e ha la pelle bluacea proprio come i cadaveri, ha un becco, ha dei serpenti, quindi tutta un'iconografia abbastanza terrificante, e la cosa che colpisce di più che ha un martello. In ogni rappresentazione Charon ha questo martello, che è stato interpretato in vari modi, che potrebbe essere stato il martello quello che sigillava i battenti delle porte dell'oltretomba. Infatti sì, anche un'altra caratteristica proprio dell'oltretomba etrusco è la porta degli interi. Tutte le scene si vede anche in altre tombe, anche nei rilievi delle urne, l'accompagnamento del defunto fino alla porta, quello che c'è al di là della porta noi non lo sappiamo. E tante volte abbiamo, come dicevamo prima fuori onda, cioè Charon e Vant, questi due spiriti che stanno a guardia della porta. Quindi sono personaggi tipici della mitologia etrusca, che non hanno confronti con altri personaggi della mitologia greca. Questo martello di Charon è veramente importante, perché dà l'idea veramente di... Sto condividendo l'immagine. No, bello, bello. Sì, sì. Questa qui è la tomba di Tarquinia, no? Sì, la tomba degli Anina, sì, che è del... non mi ricordo se terzo... No, quarto o terzo, comunque lì a cavallo, quindi diciamo che è tarda. Infatti qui abbiamo sotto anche la scritta Vant, e qua... Questo è Charon, no? Sì, martello, perché il martello, la pelle si intravede il colore bluastro. Bluastro, sì. Mentre invece quella di là, chi è? Vant, che ve l'ho messa proprio in copertina, perché è un personaggio tipicamente etrusco, che non ha veramente paragoni con altri personaggi della mitologia o greca o romana. E dovrebbe essere, per quello che ne sappiamo, perché i testi, non abbiamo nessun testo che parla di Vant, abbiamo solo reperti archeologici, non solo iconografici, anche epigrafici, però comunque sì, è un personaggio molto particolare. Ah, come vedete, tutti gli esseri
che io qui ho chiamato spiriti per differenziare un po' dagli dei, perché non hanno una caratterizzazione ben precisa, anche se in questo caso potrebbero essere chiamati dei, perché sono personaggi singolari, però hanno tutti le ali, quindi hanno queste ali che servono a dare l'immagine, a simboleggiare il passaggio da un mondo all'altro, quindi diciamo che sì, c'è questa caratterizzazione in quasi tutti gli spiriti etruschi. E una caratteristica fondamentale è che questi sono psicopompi, cioè portano le anime in questo oltretomba. Vedi, qua c'è Caron col martello e di là c'è Panti con la torcia, due attitudini diverse. Cioè il martello veramente t'accorta, come faceva, come era, i sardi mi pare che c'avevano ancora il saccabadora possibile, te lo ricordi una cosa del genere? Che no, c'era onestamente una figura di, sì, perché c'era sta figura di questa vecchia che col martello toglieva le pene ai moribondi, quindi mi pare Pericle Ducati addirittura quasi 100 anni fa, nel 1929, quel libro che ho consultato, e parlava appunto di questa figura, quindi di un residuo mediterraneo, cioè di una cultura pre-indoeuropea che utilizzava questi riti per accompagnare il defunto nell'aldilà con meno sofferenze possibili, cioè non stava di soffrendo per una malattia tra la vita e la morte, che era una martellata sulla testa e era finito le sofferenze. E faceva finito. Sì, sì. Era... Mentre invece Pante che fa? Ha la torcia. La torcia che illumina la via oscura verso l'oltretomba, quindi anche vedete il volto pure che cioè, la pelle è normale, non è cadaverico, anche se ha la faccia un po' triste, perché tanto ti accompagnano al di là, quindi non ci sei più. Certo, felice non è. Felice non è, però comunque ti illumina la via, non ha mai questa attitudine, cioè alcune volte su alcune urne ce l'ha, diciamo, un atteggiamento un po' più aggressivo, però diciamo che Vante compare sempre nelle scene in cui, nelle scene di morte, quindi cioè, nelle pitture vascolari, nei sarcofagi, nelle urne cinerarie, un po' ovunque c'è Vante che accompagna il defunto nell'aldilà, quindi quando anche un eroe sta per morire abbiamo dietro, e infatti ce l'abbiamo anche sull'immagine che mi hai messo per pubblicizzare, sì, questo evento di stasera, io sto lì in mezzo. Allora, cos'era? Oddio, c'è un vuoto. Tomba François, però la parte sinistra. No, questa è quella che dopo ne parliamo, no? Invece questa qui che deriva dall'epopea omerica, eh? Eccoli qua, vedi, ce l'abbiamo anche qui. Ogni volta che c'è una scena di morte, infatti vedete Achille qui che sta sacrificando il prigioniero troiano, abbiamo Caron che è violaceo, che è blu, lì, col martello, e abbiamo Vante che invece sembra che, mi dicevo, fa piano. Sì, questo è l'originale, mentre invece nella miniatura ho messo la ricostruzione. La ricostruzione, che, sì, sì. Senti, c'è una domanda che ci fanno, che ci fa Mattia, che anche tu conosci. Come no, Mattia, grande. Allora, chiede, l'insieme di pratiche relative ai di animales lascia ipotizzare un legame con quelle attestate nelle lamine orfiche, volte in qualche modo a spezzare il ciclo delle rinascite? Questo non lo so, te che dici? No, probabilmente sì, comunque noi abbiamo testimonianze di... Sicuramente c'erano stati dei legami con l'orfismo, ecco. Però che fine abbiano avuto questi riti, per quale motivo l'abbiano fatti, beh, questo io non ho osato fare delle ipotesi, ho solo riportato queste fonti che comunque facevano emergere il fatto, proprio l'idea che comunque gli etruschi, o almeno un'elite tra gli etruschi, credessero a questi riti che servivano a rendere le anime immortali, però a spezzare, come dicevi te, il ciclo delle rinascite, io questo non lo so, cioè io ci vado cauto,
non lo so, che dice Martina? Adesso vediamo, perché i commenti purtroppo li vediamo un po' in ritardo a causa di... Sì, sì, però comunque legami con gli ambienti ortici c'erano sicuramente stati, perché sappiamo che comunque la civiltà greca aveva messo salde radici nell'Italia meridionale, l'orfismo era, diciamo, un culto già molto diffuso. Infatti vediamo molto spesso anche nelle tombe il simbolo dell'uovo, che è quello, appunto, il simbolo dei, scusa? dell'uovo primordiale proprio. Mm-hmm. E vediamo che in più di una rappresentazione proprio parietale delle tombe vi è un uomo che porge un uovo a una donna, come per dire che ci sia un simbolo di rinascita, ecco, perché l'uovo primordiale, protogonos, quindi tutta la teologia ortica che avevo letto, non ho mai studiato, l'ho letto anni fa, che però comunque sì, c'è comunque un qualche legame, adesso però non non vado oltre perché non ho le competenze. Sì, beh, comunque sicuramente c'era una maggiore attenzione al mondo dei defunti, come dicevi prima, rispetto ad esempio al vicino mondo romano, dove vedi proprio una situazione contrastante, cioè le tombe principesche in Etruria sono praticamente delle intere colline con le camere sotterranee, eccetera. Mm-hmm. Nel mondo romano contemporaneo, insomma, nel V secolo cominciano a fare le armi miniaturizzate per non metterci quelle vere. Sì. Per cui ci sono appunto i vasetti miniaturizzati tutti gli sì, perché per fare era, nel caso dei romani era proprio contro il lusso, no? Quindi quelle misure, esatto. Poi comunque perché privare il mondo dei vivi di questi beni, diciamo un'attitudine molto razionale, mentre invece gli etruschi, infatti questa cosa pure dei tumuli e delle tombe, quelle di età orientalizzate, quindi stiamo parlando di VII secolo, le città principali, quindi Cerveteri, Vulci, Populonia, quindi quelle marittime che appunto avevano più legami con l'Oriente, e vi erano queste forme di sfarzo, di lusso praticate dalle elite dominanti, chiaramente, non tutte, però i carri da guerra anche, noi al museo di Villa Giulia a Roma ci sono queste sepolture complete appunto con carri da guerra, intere armi, armamenti, cioè sono delle robe grandiose. Quindi loro erano talmente ricchi che si potevano permettere di privarsi di queste cose, seppellirle per sempre nella tomba, anche perché forse c'avevano appunto quest'idea di continuità della vita dopo la morte, quindi per loro era una cosa, cioè proprio, sembra, adesso non lo sappiamo con certezza, ma un vero e proprio atto rituale, un'offerta rituale nei confronti delle divinità, degli inferi che dovevano far sopravvivere, nutrire questi defunti, cioè mettere tutte queste grandi ricchezze almeno nei sepolcri delle persone più importanti. Mm-hmm. Certo. È una certo. concezione molto diversa, perché come a Roma dicevi tu, non c'era niente di tutto ciò. E lo stesso in Grecia, per quanto ne sappiamo, sì, c'erano degli semata, quindi dei segnacoli, delle tombe più importanti, però comunque anche in Grecia, come a Roma, soprattutto c'erano delle misure per limitare proprio il lusso nelle sepolture. Nelle sepolture, quindi certo. Una visione diversa. Ecco. Mm-hmm. Ecco, tu fra l'altro nel tuo libro ad un certo punto analizzi anche i tre santuari principali del mondo etrusco. Uno di questi... volevo citarlo prima, però lo cito adesso, è Pirgi, in cui appunto, a proposito delle lamine, no? Che sono tra l'altro uno degli strumenti grazie ai quali è stata ricostruita la lingua etrusca, perché è multilingua. È l'unica, penso che è l'unico testo che abbiamo, però sono poche parole. Sono delle tavolette però grandi così. Noi conoscendo il fenicio, riusciamo a tradurre almeno in parte quello che c'è scritto, il testo, il santuario, diciamo, più famoso di tutti forse del mondo etrusco e anche forse più affascinante è il Fanum Volturne,
Il mistero, eccolo qui, il mistero. Di nuovo il mistero. Il grande mistero degli Etruschi, sul quale hanno scritto tutti i fiumi di inchiostro. Mm. Perché? Perché quello è veramente un mistero, cioè mistero nell'accezione sensazionalistica, mm-hmm. nell'accezione non appunto religiosa, quindi non è un mistero, è una cosa che non sappiamo. Mm. Però non è che c'è una cerchia esoterica che lo sai, quindi il mistero almeno qualcuno lo detiene, no? Certo. Una volta i misteri di Eleusi o di Samotracia, mentre invece in questo caso questo noto luogo sacro, noto nelle fonti, perché Livio nel libro quarto, mi pare, quarto e quinto, quando parla appunto, mi verrai in aiuto tu Emanuele, no? Delle guerre da memoria contro... anch'io allora sì, Livio ne parla, lo cita molte volte questo Fanum Volturnum, Fanum, no? Templum. Mm-hmm. Emanuele mi dice qual è la differenza tra Fanum e Templum. Vabbè, il templo è lo spazio consacrato, il fano è il tempio extraurbano. Ecco, hai detto la cosa giusta. Tempio extraurbano, perché quello è, perché sostanzialmente si pensa che non stesse in città, anche perché era il luogo nel quale convenivano tutti i rappresentanti, con il loro seguito ovviamente, della cosiddetta, della famosa dodecapoli etrusca. Che anche questa non è che è un mistero, però non sappiamo di preciso quali fossero queste 12 città, 12 appunto, numero altamente tradizionale, sacro, che adesso non ci sto a dilungare, però comunque c'erano queste famose 12 città d'Etruria che si riunivano annualmente, si pensa in primavera, in questo Fanum Volturnum, ce lo dice Livio più volte. Dov'era? Cos'era innanzitutto? Secondo me, come dicevi te, Emanuele, un fanum, uno spazio sacro all'aperto, che doveva accogliere queste grandi feste e celebrazioni di questa divinità che è Volturna. E qui si apre già un'altra parentesi, ancora chi più un mistero, Volturna? Ancora più un mistero, insomma, mm-hmm. chi è Volturna? E in Livio abbiamo Volturna, che è femminile, Dea. Però abbiamo anche Varrone, mi pare che era Varrone, mm-hmm. che parlava di Vortumnus, nome a suonare qui, conoscete il Dio, no? Vortumnus, Deus Etrurie Princeps, il Dio principale degli Etruschi. Ecco, adesso... Vortumnus, Vertumnus, Volturna, cioè viene naturale fare un'assonanza. Tra l'altro abbiamo anche la testimonianza di Properzio, testimonianza, vabbè, in questo punto è un diciamo un poema, no? Properzio, che parla appunto nell'elegia, sì, nell'elegia del Properzio, in cui è il Dio stesso, cioè il Properzio fa parlare il Dio e dice etrusco sono e non mi pento di aver lasciato la sede di Bolsena. Quindi questi indizi ci fanno immaginare che il romano Volturnus e Volturna siano la stessa entità divina, mm-hmm. Che deriva da Vertere, che comunque ho messo in relazione anche a Fortuna. Forza. Comunque la fortuna cambia, cambia le sorti degli uomini, certo, mi sembra. Però adesso io non mi posso avventurare nell'etimologia perché non sono un linguista, quindi è solo un'idea che metto lì. Ecco, Dio Volturno, chi era Emanuele? Quello che faceva, ne parlavamo, cambiare, sì, faceva piegare la stagione verso l'inverno. Sì, infatti nel mito era quello che si era unito a Pomona. Dio trasformista, sì, sì. Dio trasformista, sì, appunto, quindi sì, da l'idea. Sì, poi è tutto un casino,
Perché poi si confonde con Vertumno, che sembrerebbe essere, o con Volturno, sembrerebbero essere altre divinità. Io fra l'altro ne avevo trattato in un articolo, di cui forse, aspetta che lo riprendo perché c'ho sopra degli appunti a riguardo che forse sono interessanti. Vediamo se questo è il mio o questo è quello di Mattia. No, ok. Perché poi è citata anche un Untinia Veltumna. Sì. E quindi potrebbe anche essere un Giove, perché Tinia si è ipotizzato che si trattasse della stessa entità. Sì, Tinia è il dio etrusco corrispondente a Giove. Esatto. Lui, sia nell'iconografia che nel culto è lui. Mm-hmm. E quindi Tinia Voltuna perché Deus Princeps Etruria, il dio principale dell'Etruria. Qui esce fuori un casino totale, perché certo. Allora, il dio principale di Etruria chi è? Tinia Voltuna? O è lo stesso Tinia Voltuna? Oppure sono due aspetti dello stesso dio? O ancora sono due dei di origine diversa che si sono fusi sulla base del potere supremo, della loro funzione, appunto di dio politico, del potere politico e religioso. Mm-hmm. Quindi qui si è aperta tutta l'altra fantomatica, no? Come si può dire, no? Le origini degli Etruschi, il tema delle origini degli Etruschi, a parte che noi conosciamo bene Pallottino e lo amiamo, no? Vero, Emanuele? Certo, sempre ci ha dato. È giusto, che ci ha fatto capire che parlare delle origini degli Etruschi è un po' assurdo perché non c'è senso. Certo. Quindi si parla di formazioni, quindi elementi, non substrato, e poi sopra ci sono tanti popoli. Comunque, allora, innanzitutto l'Italia prima, lo sappiamo bene, non era vuota prima dell'arrivo delle popolazioni europee di cui fanno parte i latini e tutti gli altri calci. C'erano queste popolazioni mitiche, come le definiamo, mediterranee, pre-europee, come le sì. E poi dopo arrivano le ondate, le invasioni europee, tra le quali ci sono quelli, i latini, i numbri e comunque tutti i popoli che stanno intorno agli etruschi. Ma un'altra domanda che mi sono fatto, i villanoviani, tra l'altro, chi erano? Erano di origine indoeuropea? Sì, no. Non abbiamo fonti scritte, quindi non le potremmo mai sapere. Però certo. Comunque l'analisi iconografica ci permette di vedere che ci sono delle analogie con delle popolazioni contrarie. Quindi adesso abbiamo la teoria dell'autotomia, quindi il popolo etrusco c'è un substrato di origine neolitica mediterranea. Sopra potrebbero essere arrivati una delle altre teorie della formazione dell'origine, come si diceva prima, del popolo etrusco era che venissero da nord, perché appunto erano state studiate questi reperti villanoviani che mostravano molte analogie con le culture dei campi diurni, quindi al di là delle Alpi. Quindi potrebbero questi proto-villanoviani, come vogliamo chiamarli, questo non lo sappiamo, potrebbero essere stati coloro che hanno portato Tinia, il loro dio, che sarebbe Giove, Zeus, insomma il dio sommo, il dio celeste dei popoli europei. Sì. E poi dopo c'è tutto l'altro discorso delle origini egeo-tirreniche, di cui parla pure Torelli nella Forza della Tradizione, quindi che delle popolazioni di origine nord-egea, o comunque quello più o meno quello che ci dice la storiografia greca, la mitologia greca, delle origini orientali degli Etruschi, che appunto vi erano dei popoli dell'Egeo settentrionale che in seguito a una carestia erano immigrati in Occidente, avevano trovato questa terra fertile dove si erano stabiliti, avevano occupato le terre degli Umbri. Va bene, a parte questo che è un discorso complicatissimo, no? Quindi abbiamo queste... Sì, torniamo a Veltumna. A Veltumna.
Esatto, io qua ho tirato fuori da un articolo che aveva scritto Mattia su Admira Vertite, l'unica raffigurazione che abbiamo di Veltum, che è riportata su uno specchio etrusco, eccolo qui. Sì. E tra l'altro io ci tengo a sottolinearlo perché entrai in polemica un po' di tempo fa con una che sosteneva che Veltumna era una divinità femminile, poi arrivarono i romani crudeli e sessisti che imposero la sua virilizzazione. E diceva che Veltumna è una divinità femminile in virtù del fatto che finisce con la A. Però io vorrei evidenziare il fatto che qua Veltumne sarebbe la dicitura, quantomeno riportata su questo Veltumne. Sì, sì, che è quello che l'ho messo qua. Ah, l'hai messo anche nel libro? Non sì, a 244. Sì, si vede un po' male perché l'ho preso da un testo di Pallottina del 79. Sì, sì, sì. Io adesso sto cercando di ingrandire a beneficio di tutti e questa figura più a destra. Sì, sì, quello là a destra, sì. Infatti, appunto, un'altra cosa che ci lega del Tune a Voltuna è l'aspetto polimorfo, perché abbiamo, non mi ricordo dove, però in una foto l'avevo visto che c'era anche un... Ecco, questo però è Velta che c'è scritto, no, Veltune. Poi abbiamo anche Velta, non mi ricordo però dove l'avevo visto, che aveva anche un altro aspetto di dio della vegetazione. Sì. Quindi probabilmente, a parte che tra l'altro ecco una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, è che Voltunna in etrusco non esiste, perché Voltunna è in romano. Certo. Gli etruschi non avevano la O, non avevano la O, che era, è stato ricostruito di Veltumena, Veltumna, Velta, Veltune. Quelli ce li abbiamo nei reperti. Certo. Voltumna non ce l'abbiamo in nessuna parte, ce l'abbiamo solo in Livio. E sembra che finendo con la A dovrebbe essere stato femminile, però Voltumnus è maschile. Ecco, una cosa tipica delle divinità di origine neolitica mediterranea era questo aspetto polimorfo, ovvero proprio dal sesso incerto, comunque cambiante, c'era maschio e femmina, talvolta a seconda degli aspetti, dei momenti in cui si presentava. Ecco, diciamo, quindi questo. Adesso queste sono tutte considerazioni campate per aria perché le prove non ce le abbiamo purtroppo, sono tutte speculazioni, certo. Speculazioni che noi possiamo fare, che però mi fanno venire in mente l'idea che questo del film fosse un dio di addirittura di origine neolitica, una divinità, diciamo così, perché non sappiamo neanche che sesso aveva, pure ci aveva tutto due, comunque polimorfa. Appunto, che si lega all'aspetto che poi i romani hanno ereditato, anche hanno dato Vertumnus, anche Vertumnus, che sul quale poi dopo si è sovrapposto Tinia, il dio di origine indoeuropea. Dopo, vero, c'era tutto quell'altro discorso geotirrenico. Infatti, la cosa che un attimo a me ha fatto più strano, qual è la divinità somma di Vertumnus? Che adesso non ce lo dobbiamo. Beh, a me verrebbe da dire è quella del Fanum, evidentemente. Vero? No, esattamente, in analogia, come fra l'altro ho scritto... Bettinia è lo stesso. Come stanno scrivendo anche altri, no, non era questo il commento di Mattia che intendevo, che Tinia Voltumna può essere messo in analogia con il Giove laziale, e che quindi, che esattamente come appunto Giove laziare... Tinia Voltumna, cioè che l'appellativo si va a legare col nome della divinità, con una funzione di come dire di identificazione esatta di questo. Poi vabbè, anche altre, anche Sara più o meno scritto la stessa cosa. Ma c'era una domanda secondo me interessante, perché poi si lega anche a un'altra delle cose che ti volevo chiedere. Andrea si domanda se Voltumna porta la stessa radice di volta, olta. Probabilmente sì, perché come dicevo prima, Voltumna non esiste in tedesco, cioè Veltumena, Velta, volta pure, olta, volta nel testo latino di prima, però non lo sappiamo com'era in etrusco. Sì, sì.
Ultes, Velta, questa è, però probabilmente sì, perché appunto è legato a dei pochi minuti tramandati dalla letteratura, cioè sono quattro righe proprio, di Plinio, in cui parla di questo Porsena, anzi, nella lezione qua di Plinio, che adesso lo troviamo, eccolo qua, Porsena è il nostro volto, è legato da Volsini, Volsena, il luogo appunto dove Livio collocava il fano nel fulmine. Emerge dalla tradizione degli annali che mediante certi riti e invocazioni si possono condizionare e anche ottenere i fulmini. C'è un antico racconto etrusco, Vetus Fama Etruria nel testo originale, secondo cui un fulmine fu ottenuto quando un mostro chiamato Volta si avvicinava alla terra, alla città di Volsini, e dopo aver devastato le campagne, a propiziare l'evento fu re della città Porsena. Porsena, un nome accostabile a quello di Porsena, infatti la traduzione è Porsena, che sconfigge questo mostro Volta, generato dalla terra di Volsini, appunto, quindi, legato al fan di Volsini, e questo lo sconfigge con il fulmine di Plinio. Cioè evoca un fulmine. Evoca un fulmine che probabilmente lo sconfigge, lo ricaccia indietro. Questo è misterioso, questo mito. Che ci abbiamo? Qui ci abbiamo sempre questo Volta che in questo caso sembra uno spirito tellurico, uno di quelli che ci hanno insegnato essere tipici della religione mediterranea, comunque tellurica, pre-indoeuropea, quando ancora c'era tutto questo scontro tra uranio e tellurico all'inizio del Novecento. Scusa, alza un po' la voce perché non si sente. No, è che ero un po' lontano dal microfono, no? Dicevo, evocava questa cosa. Diciamo lo scontro tra la civiltà, insomma, la spiritualità tellurica e quella uranica. È interessante anche come lettura, ma è interessante anche questa cosa dell'evocazione del fulmine. Vabbè, al di là del fatto che è fico da vedere, ok? Visualizzarselo è fico, sì. Abbiamo un Porsena che evoca il fulmine, infatti vedete, da e sconfigge, ricaccia, quindi abbiamo proprio un vero e proprio mito, che nulla è che invidiare con quelli greci o nordici, esatto. Anzi, anche perché io lo dico sempre, allora nel mondo nordico, nel mondo greco ci sono questi dei che fanno queste cose fichissime, o questi figli di divinità che fanno delle cose fichissime. Nel mondo italico sono tutti uomini, cioè Porsena non è figlio di una divinità, e tira giù un drago a colpi fulmini. Sì. Cioè. quindi gli italici comuni sono pari agli eroi greci sostanzialmente. Sì, questi non sono figli di divinità, ma comunque il coraggio ne hanno da vendere. Sì. Insomma, la situazione... Sì. Vedo che si sono tutti intrippati, perché sto leggendo vari commenti che sono più o meno tutti nella stessa direzione, con questa cosa di questa divinità che non è chiaramente definibile, che è in grado di trasformarsi. Ma ragazzi, noi ne abbiamo parlato varie volte sul canale, a parte quando abbiamo parlato del Vertumno Romano, appunto, che nel suo stesso nome, no? Da vertere, cambiare, mutare, ma poi anche ci sono divinità come Robigo, che in alcuni autori è maschile e bisogna sacrificargli un capro maschio, in alcuni autori invece è una dea e gli sacrifica una capra femmina, cioè pure Pales, come Pale anche. Femminile e maschile pure lì, sì. E abbiamo anche negli dei etruschi, ce ne sono molti altri che cambiano sesso, che abbiamo proprio tipo Talma, per esempio, in alcune rappresentazioni degli specchi è maschile, in altre è femminile.
Quindi sono cose che noi abituati come siamo a vedere questa iconografia granitica delle divinità un po' ci spiazza, che però in realtà riflettono questa concezione che sì, Mattia sottolinea anche la Venus barbata, sì, che, insomma, che Afrodite, Afroditos, a Cipro. Sì, perché quindi, secondo me, quello che a noi sfugge, cioè, quello che sfugge, che è difficile da capire, è che non esisteva, intanto non esisteva un'ortodossia, ma semmai un'ortoprassi nelle religioni antiche, e quindi che si imponeva la pratica rituale, che la pratica rituale fosse fatta secondo certi canoni e non che ci fosse un certo pensiero. Quindi se per qualcuno una divinità era maschile o era femminile, non gli cambiava niente a nessuno. Certo, magari di fronte a Giove forse a qualcuno poteva un po' disturbare, però in linea di massima no. E soprattutto che comunque anche il sesso, il genere, mo sicuramente ci sarà qualcuno che dice no, ma intendi il sesso, no, ma intendi il genere. Vabbè, avete capito di cosa parlo. Ecco. Di una divinità, cioè non è che loro pensassero che Giove avesse materialmente un fascino in mezzo alle gambe e Giunone invece no. Perché non era, cioè non è che li incontravi al supermercato, al mercato, gli dèi. Cioè, sono anche quelli sono dei simboli. Sì. Cioè, il maschile e il femminile sono di carattere puramente simbolico. Quindi non c'è da stupirsi se ogni tanto cambiano, perché dipende da che cosa l'autore sta intendendo in quel momento, di cosa il praticante vuole fare in quel momento. Quindi non ci stupisce questo trasformismo di molte divinità. Sì, infatti, appunto, questo è il tema centrale, questo è Vertum, no? E nella versione romana, Voltum, di quell'Etrusca che sembra possedere queste caratteristiche. Questo mm-hmm. spirito, cioè, no, veramente complessa la situazione. Abbiamo questa divinità che può essere uno spirito femminile, uno spirito tellurico, che però è un dio del potere. Si vuole massa, si vuole femmina. Sì. Sì, Mattia cita le formule al genio del luogo. Giustamente. Andrea aggiunge divinità addirittura che portano entrambi sì. i sessi con sé. Sì, sì, sì. No, infatti il discorso di Voltuno e del suo importantissimo fanum è abbastanza complesso e comunque si può dire tutte queste cose, cioè veramente questo spirito della terra che però in qualche modo è legato oppure continua col cielo, quindi diciamo che è proprio la divinità somma degli Etruschi a questo aspetto polimorfo che non riusciamo tuttora a definire. Ah, tra l'altro c'era anche l'altra tradizione, quella degli dei velati, no? Un altro discorso mm-hmm. complicatissimo, no? Che erano queste divinità sconosciute alle quali le fonti ci dicono, non mi ricordo chi era, però anche Giove nella versione romana, quindi Tinia per gli Etruschi, perché si stava parlando degli Etruschi, doveva chiedere il consenso per scagliare la polvere a questo consiglio, che poi vengono chiamati dei consentes, ma in realtà sono, come si dice più esattamente, si dovrebbe chiamarli dei velati, che non si sa chi erano, che davano il permesso a Tinia di scagliare il fulmine. Un'altra cosa curiosa, interessante. Perché cioè, se Tini è il dio supremo, che poi sarebbe Voltum, ma lo stesso comunque è un aspetto, Tini e Voltum, insomma, non riusciamo a capire bene se sono la stessa divinità oppure no, però che deve addirittura, alcuni dicono, chiedere il permesso delle divinità superiori, un'autorizzazione delle divinità superiori. Quindi vedete che la questione si fa altamente complessa. Io quando mi sono domandato qual era il dio principale degli Etruschi, io sono andato in panico, ho detto, dio, qual è? Cioè, ma veramente Voltunna, ma chi è? Tinia è lo stesso, ma cioè, ha dei caratteri completamente diversi, anche alla luce del mito di Porsenna contro Volta, che in qualche modo potrebbe esservi connesso, no? Quindi mm-hmm. c'è un aspetto molto tellurico, mi parlavano anche degli studiosi, dicevano proprio un genio della terra, una specie di genius loci di Volsini, insomma, sì, era fare un Voltum.
Mm-hmm. Quindi è una confusione, no? Che mi ha fatto veramente. Dico, sì, forse sono quelle situazioni che noi dobbiamo semplicemente accettarle. Esatto, hai detto bene, le devi accettare. Cioè, noi siamo abituati a una concezione rigida, piramidale, così nel caso degli Etruschi forse non la possiamo accettare in modo così piatto. Mm-hmm. Indaghiamo, però. Indaghiamo. Vediamo che ci sono delle cose contrastanti. E questo è il vero mistero degli Etruschi. Esatto. Senti, andiamo avanti con un altro dai, mistero riguardo Porsenna. Ma Porsenna ha conquistato Roma? Allora, e questo è il grande racconto che Livio ci nasconde. Probabilmente sì, ma chi lo sa? Allora, noi che parliamo di storia, in questo caso, non parliamo più di mitologia. Io un po'... No, un po' tutto mescolato, no? Sì, infatti la cosa che veramente... la differenza tra il mondo italico e quello greco consiste proprio nel fatto che mito e storia in Roma antica e in Italia si compenetrano, diciamo, in un lasso temporale che noi conosciamo, mentre invece per i greci il mito va al di là della Dark Age, quindi nell'età che noi adesso chiamiamo Micenea, ma che loro chiamavano l'età degli eroi, quindi ci abbiamo un 400 anni di floating gap, come si dice in inglese, un vuoto fluttuante, non sapevano cos'era. Quindi il mito dei greci era collocato al di là di questi 4-5 secoli di cui non si sapeva niente, mentre invece a Roma mito e storia si compenetrano già da, lo saprete tutti, no? Dalla fondazione di Roma, quindi tutti i miti romani possono essere, collocati temporalmente. Noi abbiamo Romolo in una cultura di studio di tutta la genealogia di re, che diciamo delle precise corrispondenze con la storia, però in queste storie in cui diciamo, come dicevamo prima, degli umani che non erano eroi o figli di divinità, però parlavano con gli dei, comunque certo c'era un'importanza con gli dei, quindi è per questo che si parla di mitologia anche nel caso degli italici e dei romani. Quindi gli dei sono sempre presenti, però comunque andando avanti notiamo che si perde via via l'elemento fantastico tipico del mito e diventa sempre più storia. Certo, gli dei sono sempre presenti, per carità, però magari agiscono un po' meno. Perché se pensiamo alla nascita di Romolo e Remo, c'è Marte che proprio è, diciamo, un personaggio fondamentale, senza di lui non sarebbe successo niente. Mentre invece quando andiamo a parlare della fine dell'età monarchica, come appunto quella in cui è ambientato l'episodio di Porsenna, gli dei sì, danno i prodigi, fermati lì. Sì. Però questo personaggio, dicevi Emanuele, scusa. Sì, no, ecco, per dare due punti di riferimento a magari per chi non conosce il mito di Porsenna, do degli input velocissimi. Siamo nel primo anno della Repubblica, romani hanno appena cacciato via i Tarquini, i quali vanno a chiedere aiuto a Porsenna. Porsenna torna con un esercito, assedia Roma, c'è tutto quanto, vabbè, una serie di episodi eroici, tra cui Clelia, che è bellissimo. Muzio scevola, Clelia. Muzio scevola, esatto. Che fra l'altro su Clelia aggiungo un'altra polemica. La prima statua di donna è stata quella dedicata a Clelia, fra l'altro una statua di donna a cavallo posta nel foro. Quindi anche qui noi moderni non ci siamo inventati niente. E per le azioni eroiche che aveva compiuto durante questo assedio, magari ne parleremo in futuro. E niente, poi alla fine Porsenna, impressionato dal coraggio romano, ci raccontano le fonti romane naturalmente, decide di togliere l'assedio e proseguire, e addirittura i romani erano talmente buoni che curano poi i soldati etruschi di Porsenna sconfitti nella battaglia del Lago Regil, nella battaglia... Aspetta, Porsenna poi viene sconfitto dai latini al... oddio, ho un vuoto.
pure io dai Mattia. Mattia, esatto, aiutaci, aiutaci. Che abbiamo un voto. Vabbè, viene sconfitto poi dai latini subito dopo, e così ci verrà in mente. Sì, e sì. Questo è, diciamo, l'inquadramento cronologico di Ariccia. Ecco, grande Mattia. E questo è l'inquadramento cronologico di Porsenna. Però poi noi veniamo a scoprire che c'era un busto di Porsenna nel foro, e ce lo dice Plutarco, e gli resero onori per molti anni. Che cosa era successo? Tra l'altro, qui chi è che abbiamo? Dionisio d'Alicarnasso, anche quello non è che molto da fidarsi, sappiamo. Dionisio era proprio il lenofino fino all'osso. Grazie a Dionigi, per carità, perché ci ha trasmesso tantissime cose, però le sue teorie. Però dice che il senato dei Romani, dopo la partenza dei Tirreni, che è l'esercito di Porsenna, decretò che a Porsenna fossero mandati un trono d'avorio, uno scettro e una corona d'oro e una veste trionfale con cui si addobbavano i re. Allora, per carità, aveva vinto? Domanda. E Plinio poi, tra l'altro, si racconta esplicitamente che dopo che furono espulsi i re, Porsenna costrinse con un patto il popolo romano a non usare il ferro se non in agricoltura. E insomma, all'anima della vittoria romana, no? Non era tanto una vittoria, diciamo che probabilmente se non erano riusciti a restaurare una monarchia, in questo caso magari non di Tarquinio, perché se Porsenna l'avrebbe anche mandato in quel paese se avrebbe preso Roma, probabilmente. Però comunque, vincendo una battaglia, avevano dato dei patti, comunque, come si faceva, no, per concludere le trattative nelle guerre. Quindi queste testimonianze ci fanno capire che esistevano molte versioni delle storie che noi non conosciamo, che venivano tramandate a scopo, come si dice, per elogiare le gesta dei Romani, quindi un po' modificate, altre invece per andare contro. Certo, ci sono sopravvissute quelle dei vincitori, le fonti principali, però anche nel caso di Mastarna, ne vogliamo parlare, che dicevi che Mastarna Servio Curio. Sì, sì. Questo ne volevo parlare dopo, in realtà. E di tenere la chicca per ultimo, è la parte più interessante. È vero, sì. Ma allora una cosa te la chiedo su Porsenna, non mi pare che tu l'abbia scritto nel libro, però non so, magari ci hai riflettuto. L'ar Porsenna. L'ar significa potente, noi sappiamo che il termine lares mondo romano deriva dall'etrusco, il termine ha origini etrusche, e da la ninfa Lasa. Allora ti domando, secondo te c'è un'associazione legata al senso di potenza tra appunto questo Lar, che non era il nome proprio di Porsenna, non è che si chiamava Lar, perché troviamo altri Lar, un titolo onorifico. Sì, ma anche Porsenna, Pursna, Purt, dovrebbe, per quello, come sappiamo, essere legato alla magistratura romana del praetor. Ah, ok. Quindi il comandante. Quindi un nome proprio, diciamo, un nome proprio non era. Ok. Allora, un'altra questione sul termine lar. È etrusco o latino? E chi lo sa? Perché è difficile stabilire. Perché noi sappiamo che ci sono stati comunque fin dall'inizio, dai tempi protostorici, quindi all'inizio dell'età del ferro, contatti tra il mondo proto-latino, proto-villanoviano, latino-villanoviano, vediamo il proto, insomma, quello che cavolo è, insomma, nel periodo prima, insomma, intorno al 1000 avanti Cristo, 800 avanti Cristo, quel periodo oscuro, no? C'erano stati molti legami, infatti Torelli ne parla, nella forza della tradizione, parla proprio di questi prestiti, perché noi abbiamo nel panteon etrusco molte divinità che sono di origine latina, basti pensare a Uni,
che è Yun. Yuno, Yun, un nome di origine indoeuropea, quindi chiaramente latino. Certo. Adesso io non sono andato a analizzare l'origine di Lar, se ha un'etimologia indoeuropea, probabilmente è di origine latina e quindi è passato dai proto-latini agli etruschi e poi magari è ritornato. Invece se non riusciamo a individuare questa etimologia indoeuropea, come ripeto non sono un linguista, quindi non lo so, potrebbe anche essere sì una parola etrusca, quindi di origine mediterranea, come si diceva fino... No, una parola di origine mediterranea, quindi del lessico etrusco. Questo io non ci giurerei sul fatto che la radice lar sia di origine etrusca. Okay. Potrebbe anche essere di origine latina, infatti c'è un bello scambio di teonimi, come vediamo anche il nome Netuns, che è Neptunus. Abbiamo, sì, ci sono. Io infatti ci ho inserito anche l'Ar come una divinità di probabile origine proto-latina, quando vi erano appunto questi scambi prima della nascita vera e propria della civiltà latina e etrusca, quindi in quel periodo nebuloso. Però sì, anche lì il discorso è complesso. Okay. Probabilmente tu segui un po' l'idea anche di Torelli, per cui ci sono stati questi prestiti sia linguistici che culturali tra etruschi e altri popoli italici, andate e ritorno, diciamo. Esatto, sì. Anche Maris, questo genio polimorfo che in realtà non è Marte, cioè il nome, l'etimologia dovrebbe derivare dalla stessa radice di Marte, Maris, che però in Etruria diventa uno spirito polimorfo, anche per una realtà che ha molte immagini, tra cui ci sono i tre piccoli Maris rappresentati in uno specchio, ma poi non mi ricordo se ce n'era un altro, comunque si erano molti nomi e quindi probabilmente molte anche raffigurazioni. E Lar, appunto, dicevamo, l'Aran. Per gli etruschi chi è l'Aran? È il dio della guerra. Quindi probabilmente c'è questo sostrato antichissimo comune alla quale appunto attingevano sia latini che etruschi, proprio latini e etruschi che non vogliamo chiamare, che però non siamo in grado di definirne l'origine. Però questo Lar ha dato esito pure a questa divinità Lar, che l'iconografia ci fa vedere esplicitamente con Dio della guerra, perché è rappresentato quasi sempre come Marte, quindi con la lancia, lo scudo, gli spiriti, il mondo molto spesso, sì. Che io infatti in questo caso nel mio libro ho collegato con Lar. Ok. Ho capito. E ti chiedo un'altra cosa che non c'entra assolutamente niente. La profezia della ninfa Vegoia è oscura. Esatto, che appunto aveva previsto la fine degli Etruschi. Allora, innanzitutto sappiamo, ce lo dicono le fonti, degli Etruschi avevano una concezione pure lì che si differenziava da quella dei Greci e dei Romani, perché sapevano che la loro civiltà sarebbe durata 10 secoli. Era una profezia che affermava questa cosa. Quindi diciamo che questo tutto allora in fatalismo, appunto, andando avanti nel tempo, quindi si avvicinava sempre di più alla fine della civiltà etrusca, e le raffigurazioni tombali diventavano sempre più darkness. Sì. Infatti c'è poi la ferocissima profezia di questo personaggio, una lasa, una ninfa. Chi lo sa, noi sappiamo che queste figure femminili nel mondo italico antico erano molto spesso concluse, ninfe, sibille, cioè donne, divinità femminili, comunque, che davano vaticini. Se noi pensiamo a Carmente, no?
Mm-hmm. Carmina, Cantabi, Sanens, tutti questi nomi di cui abbonda la mitologia romana degli inizi, vediamo che in questo mondo così arcaico c'era questa figura femminile, uno spirito divino, una ninfa, una divinità stessa, questo non lo sappiamo, che comunque metteva la ticina, aveva il dono della veggenza. Un aspetto che poi tra l'altro è molto caro agli Etruschi, perché gli Etruschi erano veramente fissati con il vaticino, come dicevo all'inizio. Ed è una profezia che secondo me è proprio materiale etrusco originale, tradotto in latino, perché noi ce l'abbiamo dal corpo degli agrimensori, quindi è scritto in latino, e dice, qui è una cosa bellissima, che abbiamo uno stralcio di un mito cosmogonico. Che sappiamo che gli italici e i romani non è che si fossero mai spesi tanto per narrare delle origini del mondo. Lo dicevi anche nel tuo libro, l'ho letto, infatti è bellissimo, infatti l'unica cosa che dice che Giano, che era il dio, che era già prima dell'inizio del tempo, quindi questo diciamo. Invece qui ci abbiamo Giove, infatti dice che anzi, non ci abbiamo Giove, perché all'inizio dice: sappi che il mare fu separato dal cielo. Non c'è niente. Perché poi dice: e quando Giove, e Giove è il soggetto della parte prima, non lo sappiamo. Dice: e quando Giove rivendicò per sé la terra d'Etruria, stabilì e ordinò che le pianure fossero misurate e i campi fossero delimitati. Conoscendo l'abilità degli uomini e la loro bramosia per la terra, volle che questa fosse delimitata coi confini. Concetto veramente terminus, infatti, importantissimo. Infatti ne ho parlato pure sul paragrafo relativo a Tinea, cioè Giove, mm-hmm. Include anche le funzioni dello stesso terminus, proprio i cicli di confini, quindi la sacralità del confine, che è la stessa cosa che vediamo nel rito della fondazione di Roma, Etrusco Vito. Certo, Etrusco. E poi dice che prima o poi, per l'abilità che recherà con sé l'ottavo secolo della nazione etrusca, quindi qui abbiamo proprio esplicito la menzione dei 10 secoli, anche se non dicono che sono, non dice che sono 10, però lo sapevano tutti, era un concetto molto diffuso, diciamo, accadrà che uomini nuovi con malvagio inganno violeranno questi confini e li sposteranno, atto sacrile, come ben sappiamo. Colui che li sposterà li profanerà per ampliare la sua proprietà di scapito di quell'altrui, sarà per questo delitto condannato dagli dèi. Se saranno dei servi a fare ciò, la loro condizione diverrà ancora peggiore. E se ciò sarà fatto con la complicità del padrone, la casa di questo sarà sradicata e la sua stirpe si estinguerà totalmente. I sovversivi saranno poi colpiti dalle peggiori ferite e malattie e le loro membra saranno sfinite. Allora anche tutta la terra sarà percossa da tempeste, turbini e frane, e i frutti saranno continuamente abbattuti dalla pioggia e dalla grandine, saranno rovinati dalla siccità o saranno uccisi dalla ruggine, vi saranno infinite discordie tra il popolo. Sappiate che queste cose accadranno quando tali scelleratezze saranno commesse. Perciò non essere ingannevole né falso, poni nel cuore tuo la disciplina. Questo veramente una profezia, un attimo per Pasquale, adesso è quello che sta accadendo, adesso stiamo vivendo l'età oscura, perché la gente è presa dalla divinità e dalla bramosia. Questo è veramente un testo etrusco, perché abbiamo tutti gli elementi che ci fanno capire la mentalità degli etruschi, quindi scritti nei confini. Sì, sì. E infatti c'è una cosa interessante per quanto riguarda Roma, che quando i Tarquini vanno a fondare il Tempio di Giove Ottimo Massimo, quindi portano la loro triade, la triade etrusca, a Roma, non spostano, il mito ci dice che loro non volevano, però il risultato finale è che loro non spostano proprio Terminus e Juventas. Esatto. E qui infatti all'interno del Tempio, alla triade capitolina, in una cella c'era un buco nel tetto, perché fra l'altro Terminus voleva pure stare sotto il cielo, e quindi hanno dovuto fare il buco nel tetto dove c'era il suo altare. E questa è un'attenzione, insomma,
che secondo me va sottolineata. Eh sì, 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 molto importante. Sì, sì. E poi volevo chiederti qualcosa di più riguardo un capitolo che si chiama, poi siamo quasi, poi parliamo di Mastarna e chiudiamo, così non ti rapisco per troppo tempo, che so che hai avuto una giornata difficile. C'è questo capitolo che parla di un lupo che esce dal pozzo. Sì. Ah, aspetta un secondo, un attimo. Ci viene, puoi ripetere esattamente dove è tratta la citazione del vaticinio della ninfa Begoia, insomma? Ah, la profezia della ninfa Begoia è sul corpus, aspetta che te lo dico di preciso. No, riferimento preciso, il grammatici veteres. Quindi è il corpo degli agrimensori. Non sappiamo chi è l'autore preciso. Allora, il riferimento come messo grammatici veteres, edizione Lachmann col CH, pagina 350. Perfetto. Ci continuano a chiedere, aspetta Claudio, non ho capito a quale libro ti riferisci, a quello dei grammatici veteres o al libro di Andrea? I grammatici veteres. Boh, vabbè, adesso ci risponderà. Intanto, il cane che esce dal pozzo. Oh, quello è un mito etrusco che non ha corrispettivi con altri. Cioè, noi non ce l'abbiamo nelle fonti letterarie. Sì. Una fonte che ci descrive un lupo o un essere ferino comunque, perché questo mito ce l'abbiamo solo da 8 urne funerarie di età tarda e del nord Etruria, quindi Volterra e Perugia. Sì. Non sono andato a vederle, ma i musei di Perugia e di Volterra sono piccoline ma significative, cioè, veramente vedi questa figura. Noi adesso ne abbiamo 8, in passato probabilmente ce n'erano molti di più. Però il tema è sempre lo stesso, sebbene la figura che esce dal pozzo a volte cambia un po', abbiamo sempre questo, che è un lupo, o un uomo con la testa di lupo, oppure una figura che da una parte sembra con la testa di cavallo, comunque con le zampe da lupo, in una abbiamo un uomo con il cappuccio a testa di lupo, che esce fuori da un pozzo, un puteal, la comunicazione tra il mondo inferi e il mondo nostro, supero. Sì. In tutte le scene abbiamo un sacerdote, un attendente che versa con una patera un liquido sulla testa della belva, e la belva in ogni rappresentazione è incatenata al collo da un altro astante, un altro attendente dietro, mentre invece davanti, rivolto verso la bocca della creatura, vi è qualcuno in armi che sembra affrontarlo. Ecco, qui non so se sì. Si vede qualcosa. Aspetta che ti metto un attimo tutto. No. Perché... Ecco, ok, ce l'ho fatto. Non so sì. Se si vede bene, comunque ci sono delle catene. Poi allora ne abbiamo tante altre. Ecco, qui c'è il particolare del... Sali un po'? Ok, perfetto. Questa invece è quella con la... Sì, con l'uomo col cappuccio, e comunque abbiamo anche messo dei parallelismi, che c'è anche il piatto attribuito al pittore di Titio, su cui c'è un uomo lupo, un lupo mannaro ante litteram, il Versipellis, ecco. Sì. Che mito è questo? Noi non ne sappiamo niente. Qualcuno, se tu vai a Perugia nel museo, c'è la descrizione, la didascalia dell'urna dice proprio forse nel nostro orto. Ah. Sono rimasto un po' così perché non era così particolareggiato nel testo di Plinio. Cioè, tu pensi, Emanuele, che Plinio non aveva voglia di trascrivere tutta questa complessità della scena, ha detto
uscito fuori, no, infatti, ma poi se non sbaglio lo definisce drago letteralmente, quindi sì. Per carità, il drago non è il drago medievale, sì, okay? Sì, sì, certo. Sì, sì, però insomma il termine per indicare, esatto, per indicare un licantropo, i romani ce l'aveva, si chiamava Versipelle e poteva usare quello se fosse stato così. Infatti secondo me non c'entra niente, perché c'è una remota origine comune maniaca. E quindi questo sembra proprio la rappresentazione di un rito, di un rito con scopo apotropaico per legare proprio il potere del lupo che esce dalla terra, rappresenta proprio il potere delle forze ctonie intere che dalla terra esce fuori per ghermire gli uomini e portarli giù. Mentre invece qui abbiamo chi lega per il collo questo spirito e gli versa con la patera sopra un liquido. Quindi diciamo che questo potrebbe essere legato più che altro, non so in che modo, però con il rito quello di Animales. Un rito che serviva per allontanare le potenze oscure, quelle distruttrici degli inferi, della morte. Però abbiamo anche un parallelismo con, andiamo a vedere, con lo suario bronzio da Bisenzio, che è della civiltà villanoviana, quindi eccolo qua, in cui abbiamo delle figure che danzano intorno a questo essere che sembra proprio un lupo, comunque un mostro, ma non un drago, una cosa che è alzata. Sì. C'è pure la catena, Quindi queste rappresentazioni del mostro che esce fuori dal pozzo, che ha queste sembianze di lupo, che tra l'altro ricordiamo, il lupo era un animale che nell'Italia antica era comunque connesso con le potenze oscure, intellettuali, basta pensare a Dirk Sorani, dell'immaginario del Monte Sorate, sì. Del Monte Sorate, sì, sì, in cui vi era questo collegio, che vivevano come lupi, diciamo, Dirk Sorani, i lupi. E quindi potrebbe questa immagine essere legata più a questo ambito, ecco. Dovrebbe rappresentare, secondo me, un rito apotropaico che frena, incatena e esorcizza i poteri della morte, che dovrebbe essere di origine anche antichissima, se abbiamo una rappresentazione paragonabile in un usuario del VII secolo. Fattura di Lambiano. Molto interessante, devo dire. E adesso arriviamo alla parte finale, quella succosa del mitico Servio Tullio Maxtarna. La parte eroica, esatto. Che da quando Claudio, l'imperatore Claudio, ci ha messo le mani nello studio degli Etruschi, ha scoperto che la storia di Roma era stata falsata. Allora, innanzitutto ci sono... E c'era un mistero dietro. Il mistero degli Etruschi è sotto l'imperatore Claudio. No. Sotto l'imperatore. Lui deteneva tutti i misteri che si è portato nella tomba. Tutto il mistero di Roma. E poi l'anno, come si dice, l'anno dannato. Sulla opera non è sopravvissuta perché vi erano scritti dei misteri che non potevamo sapere noi moderni, ma no? Che sciocchezza, no? No, non ce lo meritiamo, e quindi siamo condannati al mistero degli Etruschi. No, a parte questo film, no, dicevamo adesso torniamo seri, perché qui adesso pure il mito quasi svanito, però abbiamo le etrusche storie. Chi è che ce ne parliamo? Mi pare Barbone sicuramente, che nomina queste etrusche storie. E Censorino, ecco, l'ho trovato, infatti non ricordiamo anche il nome, insomma. Censorino dei Die Natali, in realtà è qualcosa di utile, avranno pur contenuto, ma manca più di qualcosa. Sì, sì, infatti. E poi c'era la moglie Orbulanilla, no? La moglie di Claudio, per Etrusca, era molto tradizionalista, che era delle sue origini, chissà quante cose gli raccontate, magari quelle cose false, però, cioè, nel senso che era la controstoria della storia romana, magari gli aveva raccontato tutto il contrario di quello che sappiamo, no? Della storia romana, delle carreggi, per esempio. Infatti c'erano
Censorino dei Die Natali 17.6 e Varrone di Lingua Latina 5.55 che ti parlano di etrusche di storia. Le storie degli etruschi, che non sono carmina, canti poetici, ma sono veramente storie, etrusche storie. E che ci parlano, no, non ci parlano più perché non ce l'abbiamo, sono solo nominate queste etrusche storie. Sappiamo comunque che esistevano, quindi c'era, diciamo, come dicevo poco fa, una controstoria che gli etruschi narravano a titolo di vanto, che poi i romani hanno abbandonato, diciamo, non interessava loro perché dovevano glorificare giustamente le loro origini. Ma certo, adesso qui abbiamo questo personaggio misterioso, Mascarna, che Claudio, nel discorso che sta inciso nella tavola Lugdunensis, che l'ho ritrovata lì, ci dice proprio che questo... Allora, qui si parla, no, appunto di Marco Marcio, Tarquinio Prisco. Dice, costui a causa del suo sangue contaminato, stiamo parlando di Tarquinio Prisco, poiché era nato da padre di Corinto, di Marte, da madre tarquinese, nobile ma povera, tanto che dovette accasarsi un tale marito, che penso un tale marito, che era strapieno di soldi, però a parte questo qui, era un greco, come si dice. Che schifo. Ecco, essendo stato escluso in patria dalle cariche pubbliche, perché gli etruschi erano veramente seri, se tu non eri etrusco, non entravi a far parte della politica, potevi commerciare, fare quello che ti pare, non potevi far parte della politica. Dice che siccome questo Tarquinio era molto ambizioso, emigrò a Roma e ottenne il regno, con tutte le storie che sappiamo che sono narrate sia in Italia che nel testo di Dei, nella parte dei miti romani, che è veramente fatta bene, bravo, mi piace molto. Ecco, tra questo e il figlio o nipote di lui, anche riguardo a ciò c'è discrepanza tra gli autori, infatti si sta parlando di Tarquinio Superbo, si inserì Servio Tullio, se seguiamo i nostri scrittori, cioè romani, nato dalla schiava Ocresia. Se invece seguiamo gli scrittori etruschi, un tempo questo era, Servio Tullio era un sodale fedelissimo di Celio Vibenna, personaggio noto nelle storie etrusche, e compagno di sua avventura. Dopodiché, in seguito a varie peripezie, abbandonò l'Etruria con tutti i resti dell'esercito celiano e occupò il Monte Celio, e lo chiamò così dal suo comandante Celio, appunto. E cambiato il nome, qui adesso si sta parlando di nuovo di Servio Tullio, infatti etruscamente il suo nome era Mascarna, qui ce lo mette proprio Claudio in un inciso, ce lo dice proprio. Etruscamente il nome di Servio Tullio era Mascarna, fu chiamato così come ho detto, cioè Servio Tullio, e tenne il regno con grandissimo vantaggio per lo Stato. Quindi proprio Claudio che ci dice che Mascarna e Servio Tullio erano la stessa persona. Quindi qui si intrecciano due tradizioni. Mascarna, che probabilmente in etrusco Maxterna, perché ce l'abbiamo proprio lì, come hai fatto vedere, quindi probabilmente era una magistratura, tipo un magister potrebbe significare, no? Purtroppo non si leggono i nomi in questi Purtroppo sì, infatti. Però attenzione, vabbè. Ecco, di questo, ecco, quella lì, questa era la fonte letteraria, no? Che ci diceva che Mascarna era Servio Tullio. Qua invece abbiamo una fonte iconografica, archeologica, il bellissimo affresco della, ancora una volta, tomba François, però questa è la parte destra, messa proprio in maniera speculare all'epoca omerica. Sì, quella di prima che abbiamo visto è questa. Questa è a sinistra e a destra c'è l'altra, come dire, ecco, quella è l'epica dei greci, questa è l'epica nostra, di noi etruschi. Non ci sono qua, vedete, non c'è né caro né quanto, perché forse avevano già la percezione del fatto di essere nella storia, perché questi probabilmente sono eventi che sono accaduti, comunque nulla vieta di pensare che fossero accaduti, perché tanto sappiamo quanto Roma in quel periodo, stiamo parlando del VI secolo, quindi nell'età della tarda
monarchia, era in contatto comunque con le città etrurie. Quindi era pure normale che dei capi militari andassero di città in città o comunque ad aiutare qualcuno a prestare servizio, perché tanto sappiamo che Roma, Caire, cioè Cerveteri, Tarquinia, Volci, tutte le città dell'Etruria meridionale erano in contatto tra loro, no? Mm-hmm. Anche se Roma non era in Etruria, sta proprio il Tevere segna, no? Il confine con l'Etruria, Veglio sopra pure, quindi diciamo che c'erano molti scambi, ecco. Mm-hmm. E quindi è probabile che, come si dice, questo esercito di Cellio Vibenna, anche di suo fratello Aldo, Aldo Cellio Vibenna, potrebbero essere andati ad attaccare il regno di Tarquinio Cristo, che era la fine, che era ormai anziano. Quindi non si sa per quali motivi, però probabilmente per le brame, diciamo, economiche, politiche, di ricchezze, no? Perché già Roma era una città molto ricca, al pari delle altre metropoli etrusche, e quindi è probabile che ci sia stata questa, diciamo, questo conflitto che gli Etruschi narravano a titolo di vanto, come per dire, ecco, vedete, noi siamo stati anche a Roma, dove tra l'altro c'era già un sovrano etrusco. Infatti questo qui, questo Mastarna, è stato identificato come un vulcente, come Aulo Celio Vibenna, quindi probabilmente avevano traslato a Roma un conflitto che c'era tra Tarquinia e Vulci, città confinanti. Infatti abbiamo Tarquinia, della stirpe di Tarquinia, mentre invece l'esercito di Aulo Celio Vibenna con Mastarna, che era il loro magister, avevano attaccato Roma. Però queste sono tutte le lucubrazioni, perché più di quello che ci scrive Claudio qui non abbiamo. Abbiamo solo questa rappresentazione qua, che comunque è posteriore, in teoria, di due secoli a quello, agli eventi. Agli eventi che dovrebbero essere realmente successi. Quindi questo ci testimonia che veniva tramandato, perché se non fosse stata una storia che veniva tramandata, si sarebbe dimenticata nel giro di due, massimo tre generazioni, mentre qui abbiamo due secoli, quindi due secoli sono sei, sette generazioni, quindi diciamo che aveva una certa consistenza, diciamo, questa storia di questo comandante etrusco di origine servile, perché se noi vediamo qua tutti i nomi dei personaggi, tutti tranne due, tra cui uno è Mastarna, hanno il patronimico il gentilizio, no? Quindi sono nomi multipli. Mentre invece abbiamo Mastarna e un altro, Rasche, che hanno solo quel nome, quindi evidentemente, probabilmente, più evidentemente, sono di origine servile. Mm-hmm. E quindi abbiamo tutta questa epopea dell'ascesa al trono di un servo. Questo perché? Perché Aulo e Celio Vivenna magari muoiono probabilmente in questa guerra, e quello che eredita il potere è il magister che assume il potere a Roma, che probabilmente aveva cacciato Tarquinio e la sua famiglia, aveva preso il suo posto. Cioè una storia comunque del tutto diversa rispetto a quella che ci viene tramandata dalle fonti romane, in cui vediamo che Tarquinio Prisco praticamente adotta Servio Tullio, figlio della schiava Ecresia, e via dicendo. Ecco. Certo, che sì. I romani debbano essere venuti ad un certo punto a patti con la monarchia etrusca, questo secondo me è spiegabile, intanto perché hanno avuto un impatto culturale straordinario, ma poi perché si sono curati anche di creare, come dire, di fortificare anzi l'identità romana. Cioè ricordiamoci che la tomba di Romolo è stata fatta nel periodo di governo dei re etruschi. Cioè la tomba di Romolo. Ah, ecco, sì. Perché è contemporanea alla monarchia etrusca, quindi insomma hanno avuto una rilevanza non indifferente, quindi... anche se poi li si sono cacciati via, li si sono demonizzati per istituire la Repubblica, comunque non può, cioè devi, come dire, coprire quantomeno un po' di
cose brutte che hanno fatto per nobilitarli, perché comunque ti hanno dato l'identità, ti hanno dato la pietra capitolina, ti hanno dato un monte di divinità, ti hanno dato il rito di fondazione, ti hanno dato, ti hanno consolidato il mito di Romolo, cioè insomma c'è un'osmosi, una simbiosi tra mondo latino, arcaico e etrusco che non dobbiamo dimenticare, cioè veramente importantissimo l'apporto etrusco, anche perché uno vede, sembra che latino e etruschi fossero due popoli completamente diversi per la lingua e per magari quelle concezioni della religione, perché non è stato in realtà tutta questa differenza non c'era, perché vediamo proprio una compenetrazione di elementi, anche di feste, di divinità. Due popoli che c'è, cioè, dice pure l'archeologia, quando vediamo le tombe etrusche di Palestrina, che era una città latina, insomma, comunque cioè, non erano, l'Italia antica non era compartimenti stagni, si combattevano guerre come si sono combattute dappertutto, però non è che c'erano i cosiddetti scontri di civiltà, ecco, quelle assolutamente no. Sì, se dovevi andare in Etruria non è che ti serviva il passaporto e ti bloccavano al confine, anche il concetto di confine. Sì, se c'era un elemento orografico chiaro, un fiume, una montagna, ok, ma per il resto era un po' così. Sì, ma soprattutto a livello culturale, cioè, sì, ognuno aveva le sue tradizioni, perché però comunque vi erano molti scambi, quindi non erano... Eh sì. Cioè, il confine viene inventato dai romani in età imperiale con l'Imes... Che sì. Però comunque è significativo, perché il limes è letteralmente la strada che corre lungo il confine. Quindi sì, è un confine nel senso che dici da sto lato della strada è Roma, da quel lato della strada è altro. Però è una strada, cioè comunque è comunque concettualmente un qualcosa che collega, che unisce, non è un muro. Poi dopo a fianco alla strada ci mettono anche il muro per evitare che i barbari venissero dentro. Certo, però all'origine è un aspetto pratico. Esatto. Mattia, fra l'altro, ci ricorda altra documentazione su Aule e Vibenna e Celio Vibenna come alleati di Max Tarna. Quindi, insomma, il materiale è vario. Sì. Sì, sì, nello specchio di Bolsena. Sì, poi volevo recuperare... Adesso, nel mentre che magari arriva qualche altra domanda, volevo recuperare una domanda che c'era stato prima... tornando sulla questione di Voltumna, eccolo qui, Andrea ci chiedeva se, vabbè, Voltumno è il genius loci di Volsini o se l'importanza a livello nazionale della città di Volsini, cioè, oppure sì, se è l'importanza della città di Volsini a far sì che diventi la sede del Fanum. Questa è una bella domanda. Come questo è un enigma proprio, perché non si riesce a capire, forse è la percezione delle fonti che abbiamo latine che dicevano fanno un Voltumne, tutti i popoli si riuniscono lì, Voltumna è il dio principale degli Etruschi, però in realtà Voltumna era il genius loci di Volsini. Chi lo sa, perché noi tra l'altro non abbiamo altre fonti etrusche che dicono dei Volsini che si radunavano tutti lì. Anzi, qualcuno dice che il Fanum Voltumne era a Tarquinia, perché effettivamente Tarquinia sembra essere stata una delle città più importanti dell'Etruria, in quanto proprio porta il nome di Tarquin, che è un eroe fondatore eponimo. Comunque la vitalità è presente ovunque in una lingua etrusca, quindi la questione per me è molto complessa. Sai che in realtà è una cosa sulla quale bisogna che ci ragiona bene. Non ci ho mai ragionato, però noi ci affidiamo molto alle fonti romane che ci presentano gli etruschi in quel modo, quando invece in realtà probabilmente erano di un altro tipo. Sì, però probabilmente Volsini era una divinità tellurica che poteva presentarsi in vari luoghi, e uno dei più importanti, forse per delle caratteristiche proprio fisiche particolari, era questo famoso Fanum Voltumne, che tra l'altro
noi non sappiamo precisamente dove fosse, perché alcuni credevano che fosse a Orvieto, l'attuale Orvieto, Campo della Fiera. Ma se voi vedete, tra l'altro, Orvieto non sta al centro esatto delle Truppe, sì, forse a livello di latitudine, sì, ma sta quasi in Umbria, cioè, attualmente oggi in Umbria, quindi è vicino al confine, è decentrato come luogo per essere il centro principale in cui si radunavano tutti gli Etruschi. Però effettivamente invece il lago di Bolsena, che è un po' più verso ovest, come dice qualcuno, potrebbe essere stato una riva intorno, diciamo, al lago di Bolsena, in cui si manifestava questo spirito volturino, questo genius, potrebbe essere stato il luogo dove si radunavano tutti. Però vedi, abbiamo anche la tradizione comunque di Tages, quello che dicevo all'inizio, no? Il fanciullo divino che compare dai solchi della terra, che rivela le cruste di Cipriani, però quello è ambientato a Tarquinio. Quindi pure lì noi non sappiamo chi era il dio principale degli Etruschi e qual era la città più importante, forse perché in realtà non c'era, forse perché ognuno faceva un po' come voleva, e quello che ci viene presentato, che sappiamo noi adesso, perché le fonti ci presentano in quel modo lì, quindi la situazione è molto complessa. Che gli Etruschi fossero frammentati, questo è anche dimostrato dall'amaro destino di Veio, nel senso che addirittura Livio giustifica il fatto che nessuno sia andato ad aiutare Veio durante l'assedio romano col fatto che il loro re era odiato da tutti, perché durante le feste nazionali precedenti lui aveva rosicato perché non era stato eletto sacerdote, e quindi in pubblico ha fatto ammazzare il sacerdote durante quel rito. E allora tutti si sono offesi e si sono incavolati e hanno abbandonato Veio. E gli ci sta bene. E gli sta bene, fra l'altro. E questa è la sentenza di Bergoglio. Esatto, così si impara. Grande. Va bene, allora, io ti ho rubato fin troppo tempo. Ti ringrazio ancora di essere venuto qui. Io ricordo a tutti quanti Mitologia Etrusca di Andrea Verdecchia, all'interno del quale ci sono tutti i temi di cui abbiamo trattato stasera in modo più approfondito, naturalmente, e molti altri, perché io sono andato a spulciare un po' di qua e di là, e se lo trovate ancora, io vi ricordo anche Miti Italici, che era il suo testo precedente. Mitologia Etrusca, fra l'altro, trovate il link per acquistarlo su Amazon in descrizione. Comunque so che è disponibile in libreria, su anche altri siti, io ho messo un link per non metterne 200.000. Hai fatto bene, dai, è uscito da poco, perché questo è abbastanza di nicchia. Si trova comunque anche in libreria. E fra l'altro io ricordo a tutti quanti che dopodomani, il 15, sarà il decennale di Ad Maiora Vertite. Compiremo 10 anni e faremo una live con un po' di ragazzi dei nostri per festeggiare. Vi invito a partecipare, perché risponderemo a tutte quante le vostre domande e chiacchiereremo così un po' in libertà di religione romana, di tradizione romana. Quindi ecco, se volete partecipare, ovviamente siamo solo che contenti. Ecco, Andrea, se vuoi venire anche tu, sei dopo invitato. Domani, quando è? Dopo domani sera, sempre alle 9. Bene, bene. Dai, perfetto. Adesso non ti scollegare, che poi ci salutiamo. Io chiudo la diretta. Buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao a tutti.